Radio News 24 On Air. Radio News 24 On Air. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio News 24. Io sono Gianmarco e anche oggi abbiamo tanti ospiti e tante interviste telefoniche, quindi rimanete qui con noi. Oggi parleremo con una sensitiva cartomante conosciuta sia in Italia che all'estero, conosciuta con il nome di Eunice. Vado subito a presentare Francesca Savatteri direttamente dal Livorno. Ciao Francesca. Ciao Gianmarco. Ciao a tutti. Ciao, come stai? Che mi avete invitato, sto benissimo e molto molto onorata di essere stata invitata da voi, grazie infinite. E anche per noi è un grande piacere. Bene, sì. Allora io ti chiamo direttamente Eunice perché, come abbiamo detto, sì, tu sei conosciuta come Eunice, infatti, sì. Bene, e allora raccontaci intanto che cos'è la cartomanzia e come nasce questa tua dote, raccontaci un po'. Ok, allora parto dal fatto che io sono tramandata di generazione in generazione, sia mia nonna, bisnonna, madre, sono tutte sensitive e medium e cartomanti comunque, quindi io alla tenera età di 7 anni mi sono fatta comprare un mazzo di carte toscane tranquille, ho iniziato a leggerle come se qualcuno mi dettasse quello che dovevo dire. Da lì ho preso subito il dono di essere cartomante e sensitiva e ho preso questa strada, non sempre facile ovviamente, perché certo. se ne sente dire tante, purtroppo ci sono anche tanti ciarlatani, tante persone che purtroppo si approfittano del genere umano e questo non è giusto, certo. Ci tengo a precisarlo. Chiaro. Allora ti posso dire che la cartomanzia è la capacità di saper leggere e decifrare un mazzo di carte non necessariamente divinatorie, anche perché, come ho detto prima, le carte che ho iniziato a leggere io all'età di 7 anni erano carte da briscola e scopa toscane, quindi nessuno me l'aveva insegnate perché la cartomanzia non si insegna, sensitivi non si diventa, si nasce, è un dono, un bellissimo dono che spesso fa stare anche molto male la persona che vive determinate sensazioni. Certo, e ti volevo chiedere anche, hai dovuto anche studiare, però ti sei dopo applicata anche magari con dei corsi, oppure è una cosa che poi hai sempre sentito e hai approfondito solo con l'esperienza? Allora, di solito quando una persona nasce con il dono, le cose le sa già, è come proprio se avessi già studiato, ma in realtà certo. le sa fare. Ora, ho fatto altri corsi di terapia angelica, e con lo scopo proprio della terapia angelica, lo scopo della terapia angelica è di sanare e armonizzare ogni aspetto della vita sotto la guida divina del creatore e degli angeli stessi. Quindi ho fatto questi corsi in più proprio come guaritrice spirituale, per aiutare le persone a raggiungere un equilibrio psicofisico. Certo. Ecco, ma un'altra domanda ti volevo chiedere, quindi ti basta a te magari anche vedere una persona o anche sentire per avere comunque delle sensazioni? Io ovviamente, lavorando in tutta Italia e all'estero, faccio molti consulti telefonici, no, a me basta anche sentire la voce, quello che mi trasmettete comunque dal vostro suono della voce, io capisco bene o male le problematiche comunque che avete e quello che più vi fa stare in ansia e vi fa stare male, ed è molto bello. Perché insomma il mio scopo principale è quello di aiutare il prossimo. Io non sono felice se non rendo felice gli altri. Questo è una cosa veramente bella. Questo è molto bello, certo. Quindi sì. Sei di sostegno e di aiuto per tante persone, soprattutto ovviamente, anche... Sai Francesca, anche questo momento chiaramente è stato un momento molto difficile, un momento duro un po' per tutti, quindi certo, sicuramente certo. Tu, sarai stata di aiuto per tante persone, questo ne sono sicuro. Sì, questo sì, ovviamente ho aiutato tante persone, ci sono tantissimi problemi, ovviamente con il Covid ha portato fuori una serie di problematiche non indifferenti, le persone perdevano lavoro, hanno perso lavoro, non sanno come fare, come sbarcare il lunario, quindi di conseguenza mi rendo conto che la situazione attuale non è delle più rose. E purtroppo, secondo
secondo le mie previsioni ancora ce ne avremo da vedere delle belle, ma comunque speriamo, preghiamo gli angeli che tutte queste cose vengano superate. Ci puoi svelare qualcosa o è meglio di no? Preferisco di no, perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore e non voglio, ecco, dire cose magari che no, lascio così al caso, e dico soltanto questo, che non è finita qui, purtroppo le cose continueranno ancora per molto, quello è una cosa che sento comunque. E ovviamente il Covid non l'abbiamo annullato e purtroppo ci sono sempre casi continui e tutto. Beh, dovremmo anche fare un po' i conti con la nostra coscienza, cercare di portare anche più rispetto al mondo, questa benedetta mascherina che non la vogliono portare nessuno, questi non è giusto, ecco, ci dovrebbe essere da parte nostra un pochino più di responsabilità, ecco, di rispetto e di responsabilità, assolutamente, sono d'accordo con te. E, assolutamente. Io volevo aggiungere una cosa, sì. Volevo dire che non potevo essere cartomante se non nascevo sensitiva, perché attraverso le visioni, le sensazioni, le percezioni riesco proprio a capire chi è davanti. Certo, quindi hai anche avuto esperienze anche con l'aldilà in qualche modo? Sì, io sono anche una medium, io riesco a mettermi in contatto tramite scrittura medianica o scrittura meccanica e riesco a mettermi in contatto con le anime dei defunti. Certo. È un mondo affascinante, ma nello stesso tempo bisogna essere molto cauti, ecco, io consiglio sempre a chi mi sta ascoltando di non mettersi mai a fare sedute spiritiche o cose varie, perché si mette, diciamo, in moto un meccanismo che non va bene, perché si chiamano delle energie a volte non molto propense ad aiutarci, ma al contrario, quindi è bene rimanere, certo, sempre molto tranquilli in questo senso, ecco, o perlomeno chiedere a una persona che ha esperienza. Assolutamente. Tu hai 35 anni di esperienza, mi dicevi? Sì, io ho 48 anni e 35 anni di esperienza. Quindi direi, ecco, quindi diamo subito i tuoi contatti, ecco, per qualsiasi consulenza o chi ti volesse venire a trovare. Io, il mio sito è www.eunicecartomante.com. Bene. E il mio numero telefonico è 388 46 82 250. Benissimo. Eunice, io ti ringrazio. Hai anche Facebook o Instagram? Ti possiamo trovare lì? Ho Facebook, Instagram, mi sta un po' antipatico, però va bene. Ti possiamo trovare come Eunice o come... Mi trovi, sì, a Francesca Savatteri Eunice e su Facebook tranquillamente. Bene. Grazie ancora, grazie veramente. È stato un grande piacere stare qui al telefono con te. Grazie. Grazie a te, per me è un onore grande. Grazie a voi, un abbraccio grande a tutti. Ti invito a condividere la video intervista che verrà realizzata e condividerla su tutti i social. Ok? Grazie ancora. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, ciao Francesca. Ciao. E voi rimanete ancora qui con noi, qui su Radio News 24 con Gianmarco su On Air. Live social.